Posso fare solo una domanda, però per il momento una risposta secca, no? Lei ha detto noi non abbiamo leader, non abbiamo... però voi avete un problema, cioè che il depositario del vostro marchio è una sola persona, Certo. È una garanzia, sicuramente, cioè da un certo punto di vista è una garanzia, però è in contrasto con quest'idea che tutti valete uguali. Beh certo, perché Beppe, comunque sia, se lui decide, uno non fa parte del movimento, non è che fate un'assemblea, se lui decide insindacabilmente quello che lui ha deciso però è fuori. Quando io, come la concilia questo, questa sua idea di partecipazione e poi il marchio ce l'ha uno solo in mano? Quello che conta per me è il fatto di poter far politica nel mio territorio in maniera libera. Il marchio è cassa, Certo. Per me, che sono uno che vive di marchi, il marchio è la cassa, Certo, però... Cioè lui è il tesoriere del vostro movimento. Non è Attenzione, tesoriere, no. Però è un tesoriere... Mi scusi, Santoro, perché è una critica che ci fanno spesso, io vorrei spiegare. Prima chiarisco una cosa, quando io mi sono avvicinato al movimento, chiaro, io ero disgustato dalla politica, dai partiti, ho fatto un po', mi sono buttato all'indietro, nel vuoto. Per me avere il nome di Beppe Grillo, la sua stellina sul petto, è un vanto d'orgoglio. Perché è una persona che nella sua vita ha saputo fare delle rinunce, andare contro il sistema. Ha un'autorità morale. Diamolo per scontato, senza il suo coraggio, la sua generosità, non sarebbe nato questo movimento. Però detto questo, è giusto democraticamente che lui c'ha il marchio e basta? Questa è la domanda. È giusto o no? Guardi, è giusto o no? Se no fa come Renzi. Io penso che una figura... No. No, io penso che una figura di garanzia ci voglia, sennò in questo momento noi siamo adesso un germoglio. Quindi è un garante lui? È un garante, chiaramente è un garante. E voi lo potete sfiduciare e togliere il marchio? Se votate tutti in maggioranza che lo togliete il marchio? No. Ma io sinceramente, scusi Santoro, posso risponderle? Posso? O sì o no, Io penso che qui ci stiamo incartando su qualcosa che non esiste. Quale forza politica ha la totale libertà ai suoi eletti e soprattutto... Il marchio non è cassa, nel momento in cui da noi non girano soldi. Io ho scritto una lettera al signor Gianfranco Fini 2 anni fa, quando sono entrato in regione, io, non Beppe Grillo, perché io ero capolista, ero assolutamente libero, dicendo, signor Fini, noi non vogliamo un euro dei soldi degli italiani. E quel 1 milione di euro che doveva arrivare in Emilia Romagna, più 700.000 euro del Piemonte, a noi non sono arrivati. Da noi non girano soldi, non c'è potere. Grillo non ha mai messo becco sui candidati, non ha mai messo becco sulle cose che dovevamo votare in consiglio. Cosa c'è meglio di così? Qual è il problema? Che lui è depositario del logo? A chi devo depositarlo il logo? A un'oligarchia che poi faccia la fine dei Bossi, dei Calderoni, dei Belsito? Io mi sento più sicuro così, con il nome di Beppe Grillo sul logo.